Ciao e benvenuto a questo video di contorno circa il papato di Alessandro VI Borgia. Se ben ti ricordi, nel video sul cardinal Rodrigo Borgia come vice cancelliere sotto ben quattro papi, del quale video ti lascio il link qua sotto in descrizione, ti avevo raccontato di come Papa Sisto IV della Rovere avesse inviato Rodrigo Borgia in una missione speciale in Spagna, col fine di organizzare l'unificazione dinastica dei due maggiori paesi iberici, Aragona e Castiglia. Il rapporto fra Rodrigo Borgia e i re cattolici Isabella e Ferdinando è stato un rapporto complesso e per certi aspetti contraddittorio. Ciononostante, i due re non hanno mai messo in discussione l'autorità spirituale e politica di Rodrigo Borgia, una volta divenuto papa, col nome di Alessandro VI. Non solo, un importante tassello di vicinanza fra Roma e la Spagna si era prodotto con il famoso Trattato di Tordesillas del 7 giugno 1494. Ma cosa fu il Trattato di Tordesillas? Fu un atto giuridico che ebbe conseguenze fondamentali per tutte le Americhe. Papa Alessandro VI Borgia, con la bolla Inter Cetera nel 1493, aveva assegnato a Spagna e Portogallo l'autorità sulle terre appena scoperte di America, fissandone confini e pertinenze per ciascuna monarchia. Oggi questo lo chiameremo un duopolio. Secondo il Portogallo, però, il Papa era stato un po' troppo favorevole con gli spagnoli suoi conterranei. Insomma, il Papa avrebbe lasciato loro più terre e di conseguenza fu necessario un ulteriore trattato fra i due paesi per definire una volta per tutte le aree di proprietà. È probabile che solo in pochi all'epoca capirono in quel momento l'importanza dell'atto che si stava firmando. Una cosa è certa soprattutto: Isabella e Ferdinando furono immensamente grati al loro papa spagnolo e vollero omaggiarlo con una chiesa a Roma, un regalo in onore del papa Borgia da parte dei monarchi spagnoli. Questo regalo è il tempietto di Donato Bramante che si trova in San Pietro in Montorio. Una piccola edicola circolare fatta edificare nel luogo dove la tradizione credeva che il principe degli apostoli, San Pietro, fondatore della Chiesa romana, fosse stato crocefisso. Thank you.
Per edificarlo, i re cattolici incaricarono il più grande genio italiano del momento, ovvero l'architetto di Fermignano, Donato Bramante. Allora dunque, qui c'è da fare un piccolo discorso, ovvero non sempre, o almeno non abbastanza, viene ricordato di quanto il cristianesimo sia figlio dell'ebraismo. Anzi, più propriamente, sia ebraismo che cristianesimo moderni non sono altro che il risultato di due forme specifiche di giudaismo, di quella che è chiamata la spiritualità del secondo tempio, ovvero quell'insieme di movimenti religiosi che si erano sviluppati intorno al primo secolo a Gerusalemme, fino alla distruzione del Tempio da parte dell'imperatore romano Tito. Sicché i cristiani, quando vollero costruire i propri templi, furono ispirati dalle sinagoghe ebraiche o dal Tempio stesso di Gerusalemme. Già sul sepolcro di Cristo, in epoca costantiniana, ovvero IV secolo, era stato eretto un martirium circolare. I pellegrini amavano deambulare attorno ad esso in segno di rispetto, come fosse un abbraccio mistico. Tutt'oggi, nei riti della Chiesa cristiana ortodossa orientale, a Pasqua è prevista una deambulazione attorno alle chiese prima di potervi accedere per proclamare la risurrezione. In Russia, negli estremi freddi siberiani, è stata ricostruita una fedele copia del Santo Sepolcro, contenente al suo interno proprio il martirium circolare. In Italia, poi, da parte nostra, a Bologna, dobbiamo ricordare la famosa chiesa, o sarebbe meglio dire complesso, di Santo Stefano, e altri non è che una copia fedele del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Anche i musulmani a Mecca, secondo alcuni storici, probabilmente ispirati dai cristiani siriaci, sicuramente su ordine del profeta Muhammad, impararono a deambulare attorno alla Kaaba, ovvero la casa di Abramo, così come facevano i loro colleghi cristiani presso i loro templi. Così fatto, è chiaro, l'idea di un tempio circolare cominciò a prendere forma e si affermò decisamente con Giustiniano Imperatore, il quale, una volta terminata Santa Sofia a Costantinopoli, pare avesse esclamato: «Salomone, ti ho superato!». Donato Bramante, quando dovette presentare un progetto per la nuova Basilica di San Pietro in Vaticano, optò decisamente per una pianta croce greca, proprio seguendo il modello di Santa Sofia. I neoplatonici del Rinascimento, e non erano pochi, erano affascinati dall'idea della sfera contenuta all'interno di un cubo. La sfera che rappresentava l'idea perfetta matematica del divino, ciò che è sospeso in aria, e il cubo a sua volta a rappresentare la terra, l'umano, le fondamenta. Santa Sofia sarebbe questa sintesi, l'incontro fra il divino e l'umano. Stessa cosa San Vitale a Ravenna, non a caso costruita per ordine dell'imperatore di Costantinopoli. Il tempietto qui a Roma di San Pietro in Montorio è, per intenderci, l'ideale platonico di Donato Bramante, ovvero il tempio divino circolare, un martirium periptero, ovvero sia circondato da colonne, ispirato dagli ordini architettonici romani. Queste che vedi sono infatti colonne dette tuscaniche antiche e sono proprie di una cosiddetta divinità maschile. Non dimentichiamo dunque un omaggio a Gerusalemme, però riletto
letto questo omaggio nelle nuove forme dell'antichità classica, stavolta risorte nella Firenze e nella Roma papale del XV secolo, come si osserva dall'uso di un preciso linguaggio architettonico. Podio, colonne, balaustra, cupola nello stile del Pantheon romano. Il Martyrium era considerato un edificio perfettamente cristiano e romano al tempo stesso, e molti edifici circolari erano presenti a Roma e nel territorio laziale, come anche a Tivoli, per esempio. Poi, per una storia degli edifici circolari nell'architettura italiana moderna, non dobbiamo dimenticare che già a Firenze Filippo Brunelleschi, il padre del classicismo rinascimentale, aveva creato un edificio perfettamente circolare nel 1434, quella che oggi viene chiamata la Rotonda di Brunelleschi. Nel 1503 sia Raffaello Sanzio che il Perugino dipingeranno il tema dello sposalizio della Vergine, nei quali dipinti il tempio mistico rotondo fa la sua comparsa al centro della scena. Per tornare al tempietto del Bramante, pochi sanno che il tempietto fece da ispirazione per la gigantesca cupola della Basilica di San Pietro in Vaticano. La cui edificazione avrebbe avuto una accelerazione sotto Papa Giulio II di lì a poco. A buon diritto, qui possiamo parlare di arte concettuale, ossia in questo piccolo oratorio Donato Bramante esprime il modello ideale delle sue ricerche nell'architettura. Da questo piccolo e delizioso prototipo scaturiranno le linee di San Pietro in Vaticano, ma anche molti altri concetti di edificazione per le generazioni future. Andrea Palladio, nel 1570, illustrando gli edifici da imitare, oltre ad una serie di costruzioni romane antiche, come unica opera citerà il tempietto di Bramante. Ancora, ad un osservatore attento che si rechi oggi a Londra, sarà facile riconoscere che la cupola della cattedrale di St. Paul, opera di Sir Christopher Wren, non è altro che una copia identica del tempietto del Bramante a Roma. Qui vedi una foto mia di quando vivevo a Londra, con dietro la cattedrale di St. Paul. St. Paul, infatti, è un patchwork riuscitissimo di architettura italiana, perché integra elementi del Palladio con quelli di Gian Lorenzo Bernini. Effettivamente Christopher Wren conoscerà a Parigi Bernini, il quale gli passerà alcuni fogli, alcuni progetti. Questo magari è il tema per un altro video, però a sormontare St. Paul è il tempietto di Bramante. In conclusione, con questo video cosa volevo comunicarti? Volevo segnalarti come l'occasione di un regalo dei re cattolici Isabella e Ferdinando al Papa Borgia, ovvero la costruzione del tempietto del Bramante a Roma, in San Pietro in Montorio, abbia creato le condizioni per la generazione di un vero e proprio manifesto artistico che diverrà un fortunato feticcio dell'architettura da lì a venire, così importante nella storia europea e non solo, di tutti i tempi. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per qualsiasi aggiornamento. Lascia un commento se ti va, io ho trattato del tempietto del Bramante per grandi linee, se vuoi un po' aggiungere qualcosa di più specifico o tecnico, sentiti libero. Prima di visitare il tempietto del Bramante a Roma, che si trova presso l'Accademia di Spagna al Gianicolo, contatta questa istituzione per gli orari e per le prenotazioni, perché gli addetti ti faranno visitare anche il bellissimo chiostro e gli spazi espositivi. Ciao e grazie. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando.